Vi siete mai chiesti perché al supermercato il primo reparto è sempre quello di frutta e verdura e perché invece le confezioni d'acqua minerale sono posizionate soltanto alla fine del percorso, prima delle casse? Il modo con cui vengono posizionati i prodotti sugli scaffali dice molto del nostro supermercato. Sono procedure precise e mai lasciate al caso, capaci di influenzare le nostre scelte d'acquisto, di spingerci a prolungare la nostra permanenza tra le corsie e di conseguenza di farci riempire il carrello. In gergo tecnico viene definito shelf marketing o anche in-store marketing. Parliamo dell'insieme di strategie messe in atto dai singoli punti vendita che sono funzionali al raggiungimento di obiettivi di posizionamento o di incremento dei volumi di vendita. Per esempio, la frutta e la verdura posizionate all'ingresso hanno l'obiettivo di comunicare freschezza e genuinità. Parliamo di prodotti che hanno forme e colori molto diversi, che per definizione sono freschi e quindi attraggono di più. Per questo motivo, nei reparti di frutta e verdura troviamo frequentemente gli addetti che posizionano la merce in maniera accurata, in modo che risulti pulita e ben illuminata, anche perché è una categoria merceologica che garantisce al negozio un'alta marginalità di guadagno. Questo succede molto spesso sia nei supermercati che nei discount, mentre negli ipermercati e nei superstore, dove la superficie di vendita è più ampia, la strategia è un'altra. Qui la leva autorizzata dal marketing è la convenienza. Per questo motivo all'ingresso è frequente trovare scaffali con un vasto assortimento di prodotti in offerta. Nei supermercati il bancone della carne si trova in fondo rispetto alle altre corsie e segue una disposizione lunga. In questo modo il consumatore ha maggiori occasioni di vederlo e di conseguenza le opportunità d'acquisto aumentano in maniera significativa. Questo si spiega anche perché, come già visto per la frutta e la verdura, sulla carne le catene hanno margini altissimi di guadagno e quindi è il loro interesse indurci a comprarla. Anche la disposizione di prodotti di grandi dimensioni, come le confezioni d'acqua minerale, i rotoli da cucina o la carta igienica, posizionati alla fine del percorso d'acquisto oppure prima delle casse, segue una logica ben precisa. Se fossero posizionati all'inizio del percorso, infatti, il consumatore li potrebbe inserire subito nel carrello e avrebbe la sensazione di averlo riempito in fretta e quindi sarebbe meno invogliato a continuare con gli acquisti. A proposito del carrello, da tempo si assiste a una vera e propria trasformazione dei carrelli della spesa che stanno diventando progressivamente sempre più grandi. Lo avevate notato? L'intento è quello di far percepire al cliente di non aver comprato abbastanza attraverso un carrello che risulta semivuoto. In questo modo il consumatore continuerà a girovagare tra le corsie e sarà portato ad acquistare ancora. L'area vicino alle casse, infine, merita un discorso a parte. In questo spazio sono collocati i prodotti non necessari che siamo spinti ad acquistare mentre siamo in coda. Non solo snack, caramelle e dolci, ma anche prodotti in monodose e dal packaging colorato. Questa disposizione ha, da un lato, l'intento di farci tentare da prodotti con cui entriamo in contatto per tutto il tempo in cui siamo in attesa del nostro turno per pagare. Dall'altro, ammicca invece ai bambini. Infatti, cioccolati e caramelle sono disposti alla loro altezza e in un momento in cui tendenzialmente sono stremati dal girovagare tra le corsie, i genitori saranno più propensi ad accontentarli. Sapevate di queste tecniche utilizzate nei supermercati? Per scoprirne di più, vi aspettiamo su www.altroconsumo.it.